Le cause della felicità sono tre cose. Dinanzi alla grazia ringrazio e riconoscendo. E dinanzi alla disgrazia pazienza. E dinanzi al peccato chiede perdono. Queste tre sono le cause della felicità. Una domanda. La grazia è una messa in prova? Qualunque grazia che ci viene data è la presenza una messa in prova da parte del Signore? Sì. E ogni questo sono come posso avere successo in questa messa in prova? Quindi la grazia rappresenta una messa in prova. Come posso avere successo? Hai successo in due modi, con due cose della messa in prova. Prima che ti giunga la grazia, ti leghi dalla spalla orale e non ti leghi dall'altra di più. Adesso prima che ti giunga la grazia, a chi ti leghi dalla spalla orale e non dall'altra di più. E dopo che ti giunga questa grazia, sei riconoscente che grazie allo spantare con il cuore, il detto, la lingua e l'emendamento. Ed è questo che è attivato. Quindi come è successo con la messa in prova? Prima che ti giunga, ti leghi dallo spantare. E dopo che ti giunga, ringrazio allo spantare con il detto, il cuore e l'emendamento. Dice, se solo conoscessi il presidente, o il ministro, o quel miliardario, e pensa se gli dicesse, prendi questo segno in bianco e prendi tutto ciò che vuoi. Moltissime persone pensano questo. Vero o no? Al tempo tutto il paradiso, da chi viene questo? Dal ministro, dal parlamentare, dal parlamentare, dal viene chiesto dalla sua mamma, quanti? Non voglio dire perché è l'unico che possiede, e nessuno lo dà il paradiso se non la vostra mamma. Ma per questo parlamentare, per questo il sostentamento da chi viene, a chi viene chiesto? Dai governanti. E confida in colui che è vivo che non muore, e questi vivono non muoiono, non può confidare in loro. Questi dicono cosa c'è fatto per governarlo e che governa per lo Stato. Ha preso i nostri figli. Dove sono i governanti degli altri? Dove sono gli altri? Dove sono la gente degli altri? Dove sono i suoi figli? Dove sono i governanti? Cosa vuoi da questi? Vuole dare? E la loro per questo si sono persi di persone tante per quello che qui ha fatto di ricordare la sua mamma. Non dire che sono questi che l'altro, non negare il tuo cuore, sono
alcuni dicono ma mai è stato pagato il nostro presidente e ha preso i nostri figli. No, al resto non ha preso il tempo. E questo sostentamento viene chiesto dalla Sahara come viene chiesto a lui il Papa. E era la base del Papa. Quindi lui non ha passato per il Papa. Perché lei è scuola la parte dello Sahara, questo c'è. E adesso sentite anche nei telegiornali dove sono i governanti degli altri. Ma fuoco? Se vuoi avere successo nella testa in Roma, a chi ti lega? Alla Spagna. Ti è giunta la grazia cosa ha diventato la mia ragazza. Ma adesso? Cosa deve fare? Riesco. Ringrazio. Confermare e credere con il cuore che tutto ciò che è divenuto di grazia viene dalla lingua. Bellissimo! Con la lingua. Da dove viene arrivato questo? Ma la cosa dice questo è tra i favori della Spagna. Perché va? Quando ne è andata? Utilizza queste grazie che gli sono date per la compiacenza della Spagna a quello che viene fatto. Per ringraziare la grazia del denaro, si spende il denaro su quel punto e conviaggia alla Spagna. Quindi la grazia è messa in luogo. Devi legare dalla Santa Arti che ti giunta la grazia. E dopo che ti giunta, necessiti di gratitudine e ringraziamento. Per farlo con il cuore, la lingua e il denaro.